Col mister Carmelo Campailla facciamo il punto della situazione quando manca ormai 15 giorni al debutto in campionato di seconda categoria. A che punto è la vostra preparazione, visto che voi siete da matricola nel campionato di seconda categoria? Allora, noi siamo oggi alla fine della seconda settimana. Oggi facciamo un'amichevole, è la seconda che facciamo. Abbiamo fatto una con Nizza, col Valdinisi, e adesso andiamo a fare questa con gli allievi della Ionica. E voi Stiamo ricominciando a rodare, abbiamo fatto soprattutto nelle prime 2 settimane, più parte atletica insieme all'impostazione di gioco. Adesso stiamo cominciando a cercare di metterci insieme, di dare un'identità a queste squadre, mischiando, cercando di far integrare i nuovi che sono arrivati con l'ossatura della squadra che c'era nella squadra. Quindi, cioè, tu parti come punto di partenza, cioè come base il gruppo che ha vinto il campionato l'anno scorso. Avete fatto degli innesti proprio, cioè, mirati soprattutto al centrocampo. Sì, noi, dico, considerate che l'anno scorso non c'era il problema juniores, mentre quest'anno già abbiamo c'è l'obbligo di avere un juniores in campo, e da noi è arrivato Gaeta, di provenienza scuola ionica. In più, avevamo campagna già dall'anno scorso la squadra, e quindi giustamente si deve integrare. Sono arrivati nuovi che sono Giovanni Briguglio, Giuseppe Briguglio, è arrivato Leo, è arrivato Di Bella, insomma abbiamo puntellato nei reparti dove mancava qualcosina, o comunque avere la possibilità di avere qualche cambio in più, qualche soluzione di gioco diversa rispetto all'anno scorso. Che Certo, tipo di che tipo chiaramente il gruppo è quello dell'anno scorso, che è stato riconfermato in toto, gli innesti sono fatti anche con ragazzi della zona, quindi proprio per integrarsi alla perfezione. Il vostro obiettivo da matricola, cioè, qual è? Il nostro Di obiettivo. arrivare a una salvezza tranquilla oppure puntare ai playoff, visto che tutti quanti puntano ai playoff? Allora, no, le altre squadre puntano ai playoff, noi siamo a matricola e veniamo, considera che il Rocco Lumera è al terzo anno, compreso questo, di presenza nei campionati FIGC. L'anno scorso hanno fatto un primo anno in terza categoria, poi l'anno scorso con la promozione. Quest'anno stiamo cominciando l'avventura nel campionato di seconda. Il nostro obiettivo principale è quello di fare una salvezza tranquilla. E poi quello che viene, chiaramente ce lo prendiamo, ma intanto la cosa fondamentale è quella. Nello staff tecnico c'è un personaggio molto famoso della Riviera Ionica, Enzo Famulari. Ma come l'hai convinto a portartelo qui? Allora, con Enzo, a parte la sua preparazione che è discussa, siamo amici di vecchia data. Avevamo sempre detto da anni, no, dobbiamo fare un campionato insieme, ci divertiamo insieme, anche perché in queste cose dove c'è l'amicizia, incide tanto, e quest'anno finalmente si è convinto, e questo connubio è andato in porto. Tra l'altro, dico, ragioniamo allo stesso modo, spesso anche ci troviamo a tavola insieme, quindi è l'occasione migliore e perfetta per andare avanti, oltre che la cosa fondamentale, che persona seria, preparata e Se non sbaglio, tu qui a Rocco Lumera hai vinto due campionati, uno con l'Atletico competente. Sì. Rocco Lumera di direttoria e l'altro di città di Rocco Lumera. Non c'è due senza tre. Rocco Lumera, nel senso che Atletico Rocco Lumera ha vinto un campionato di direttoria, città di Rocco Lumera ha vinto un campionato, quindi. Rocco Lumera ho vinto 3 campionati, Scusa, hai visto, la memoria mi inganna. perché ho fatto il campionato di terza categoria, dove sono subentrato, e siamo andati dalla terza alla seconda con lo spareggio. L'anno dopo, dalla seconda, siamo andati alla prima, e quindi abbiamo vinto il campionato con la Tecnica di Rocco Lumera, e poi l'anno scorso il terzo campionato. Quindi dobbiamo fare Poker? il 3 basta, no, il 3 basta, poi facciamo un campionato tranquillo. Cioè, secondo, ora, a parte le battute, secondo te, si prospetta un campionato, cioè, ricco di derby? C'è una favorita in modo particolare oppure sarà un campionato equilibrato? Senza sapere quali sono le Io, formazioni. se faccio fede al campionato di seconda serie dell'anno scorso, e ci dovesse essere in lingua glossa sulla carta, visto gli acquisti che hanno fatto con Graziano Peri e altre persone
Monforte, c'è una squadra già attrezzata, secondo me già dalla prima categoria a salire, non dalla seconda. Quindi loro secondo me sono i favoriti in assoluto. E poi considera che ti ritrovi il Savola, che comunque era già attrezzata l'anno scorso, Agostiniana, idem. L'Itala, che ha una squadra molto molto competitiva. Quindi possiamo dire, non si può sbagliare dalla prima giornata, cioè bisogna essere subito concentrati. Ma in campionato non si può sbagliare dalla prima giornata. Ogni partita fa storia a sé, però io chiaramente partendo bene dico già hai qualcosa in più, dico che hai messo in cascina. Poi dico giustamente i campionati. Poi sarà il campo a decidere. L'ultima battuta, ai due ragazzi, al primo giorno di preparazione, cioè visto che ormai li conosce, che cosa gli hai detto? Ho detto di quello che ho detto anche l'anno scorso quando abbiamo iniziato. I campionati, si fanno buoni campionati quando si lavora tutti insieme con lo stesso intento e con la voglia di sacrificio e soprattutto nel rispetto sia dei ruoli che nel rispetto dei compagni. Se già mancano questi presupposti, io non è sport, perché lo sport deve essere divertimento, noi ci dobbiamo divertire, allenare, divertire e se ce la facciamo fare anche risultati. Poi il resto man mano si vedrà.